È di questi giorni la notizia che un referendum indetto dalla radio americana ha rivelato che nei locali pubblici di San Francisco i dischi di Enrico Caruso, la voce d'oro, come fu chiamato, sono di gran lunga preferiti a quelli dei cantanti odierni più popolari, come Johnny Ray, Elvis Presley ed altri. Quest'uomo straordinario, dunque, ha vinto la morte, il tempo, e a distanza di anni la sua voce ha ancora il potere magico di stregare gli ascoltatori. Qual era il segreto di questa voce? Forse, come per ogni cosa eccezionale che tocca o rasenta la perfezione, il segreto è quel quid imponderabile, indefinibile, che non si sa bene di dove scaturisca né quale sia esattamente la sua forza. Crediamo comunque che nel caso di Caruso, il fascino entusiasmante della voce d'oro fosse dovuto non solo alla perfezione delle sue corde vocali, ma anche e soprattutto all'impasto della sua calda, umana, viva personalità, che si scioglieva tutta nel canto, raggiungendo una compiutezza e un'armonia che indubbiamente nella vita non sapeva raggiungere. Insomma, la voce di Caruso, diciamolo, esprimeva Caruso, tutto Caruso, con i suoi entusiasmi, la sua bontà, la sua esuberanza, a volte prepotente, la sua genuina spontaneità, la sua schiettezza. Una voce che soprattutto sapeva esprimere con sincerità le passioni umane, vere, reali, con accenti di volta in volta lirici o drammatici, soavi o impetuosi. Caruso era uno scugnizzo napoletano ed era nato a Napoli il 27 febbraio del 1873 da Don Marcellino Caruso, meccanico, e da Anna Baldini, ed era il 18° figlio. I 17 fratelli che lo avevano preceduto erano tutti morti. A 10 anni lasciò la scuola per lavorare in un'officina come meccanico a 2 soldi l'ora e contemporaneamente incominciò a imparare le prime arie d'opera e anche a distinguersi come cantore in chiesa. La sua passione per il canto aveva in lui 100 manifestazioni. Lui cantava in chiesa, per le strade, nelle case dove lo invitavano per animare una festa, un banchetto, un matrimonio. Cantava di fronte al mare, per gli amici, le notti d'estate. Qui, naturalmente, da qui fino ad arrivare alla gloria, il passo è lungo. Tuttavia, egli lo compirà in maniera sorprendente, nonostante la miseria e nonostante che a 15 anni gli muoia la madre, la sola che in famiglia avesse fiducia in lui e nelle sue qualità musicali. Per anni Caruso canta d'estate nei caffè e canta addirittura sulla rotonda di uno stabilimento balneare, dove lo sentirà il baritono Missiano, il quale parlerà di lui al maestro Vergine, e Caruso a 18 anni incomincia a studiare canto seriamente e sistematicamente. A 21 anni poi debutta a Napoli in un'opera del maestro Morelli, L'amico Francesco. È l'inizio. A quest'opera susseguono, tra successi e insuccessi, La cavalleria rusticana, Il Faust, Il Rigoletto, La Gioconda e La Manon Lescaut. Poi più tardi verrà l'opera I Pagliacci, che rimarrà per sempre tra i cavalli di battaglia di Caruso. Il 97 poi è per Caruso un anno decisivo. Infatti a Livorno incontra il soprano Ada Giachetti, che sarà il grande amore della sua vita, e debutta finalmente a Milano, da dove riceverà il passaporto definitivo per le più importanti platee del mondo. Eppure pensate che soltanto un anno prima c'era stato chi aveva definito Caruso un tenore mediocre, una terza categoria. Ebbene, questa terza categoria più tardi farà dire a un critico inglese, Thomas Burke: Caruso chi è? Non è un cantante, non è una voce, è un miracolo. Non vi sarà un altro Caruso per 2 o 3 secoli, forse mai più. E descrivendolo nella Bohème aggiunge: l'uomo che sta alla finestra si volta. È un tipo basso, tarchiato, vestito di nero, con parrucca bionda. Ma ecco, alcuni bruschi accordi e il buffo ometto butta lì rapidamente una breve battuta in cui ci dice quanto è infreddolito. La sala ha un sussulto. Quella rapida frase, sprizzante lacrime e sorrisi, ha raggiunto, simile a una colata di oro fuso, gli estremi confini dell'uditorio e non vi è stato orecchio che non ne abbia goduto. Ormai però anche l'estero lo reclama. Canta a Pietrogrado, a Buenos Aires, poi torna in Italia e canta a Napoli, a Milano, a Bologna. A Napoli, nell'Elisir d'amore, ha quasi un insuccesso. Infatti scrivono di lui: per una furtiva lacrima occorre una voce di tenore e non di baritono.
e Caruso, amareggiato, promette a se stesso che non canterà mai più a Napoli e manterrà infatti la promessa. Nonostante i successi, molti sono ancora quelli che non credono completamente in lui. Infatti molti dicono, gli lanciano la solita accusa. Caruso non è un tenore, Caruso è un baritono. Ed egli ogni volta che entra in scena vive attimi di vero terrore. Egli stesso confiderà, dopo una serata disgraziata a Monte Carlo, confiderà all'amico Camillo Antona Traversi. Vuoi sapere, Camillo? Io sono un disgraziato. Sento troppo quando canto. Ma che vuoi? Mi sforzo sempre di incarnare il personaggio che interpreto. Per arrivare a commuovere il pubblico è necessario sentire. Tutto il segreto sta nel cuore dell'artista. Io, vedi, non entro mai in scena senza chiedermi: riuscirò ad andare fino in fondo? Purtroppo gli spettatori esigono sempre da me la perfezione. Questa perfezione io l'avrò forse raggiunta alla recita precedente e può darsi che non abbia a raggiungerla mai più. Eppure, quando Caruso canta, dà tutto se stesso, senza risparmiarsi mai. Egli stesso dirà: io so che canterò solo per un certo numero di anni. Così mi dico sempre, stasera voglio risparmiare un poco la voce, così canterò un paio di volte in più. Ma poi, quando mi trovo davanti al pubblico, quando sento la musica e incomincio a cantare, non posso trattenermi. Do il meglio di me, do tutto. E gli stessi colleghi confermavano questa sua estrema onestà di artista. Scriverà di lui Lotte Lehmann: indimenticabile, trafiggente come attore, senza confronti come cantante. Io sentì che il fiato mi mancava. Quando Caruso, nei Pagliacci, strappatosi con un gesto selvaggio il berretto da clown, per cavar via strofinando il trucco dalle guance, attaccò: no, pagliaccio non sono. Le lacrime colavano giù dal suo volto e alla fine della recita era tanto esausto da far pensare a un collasso. La gloria lo raggiungerà completamente in America, quando otterrà la scrittura per il Metropolitan di New York. Là il grande emigrante diventerà l'idolo delle folle, l'uomo dalle paghe favolose, e la sua esuberante, generosa natura latina gli farà dare il nome, come a un antico re, di Enrico il Bizzarro. Però né la gloria né la ricchezza lo cambieranno mai sostanzialmente. Benché fosse popolare come il presidente degli Stati Uniti, non si vergognava di confessare: mia madre andava a piedi scalzi perché io imparassi a cantare. E il suo cuore generoso è rimasto lo stesso del lontano, simpatico scugnizzo napoletano. Gli italiani d'America che si rivolgono a lui lo trovano sempre disposto ad aiutarli. Aveva anzi trovato un sistema molto simpatico per aiutarli senza avere l'aria di far loro l'elemosina, aiutare soprattutto quelli più timidi che non osavano rivolgersi a lui direttamente. Regalava tutte le sere un certo numero di biglietti che lui acquistava pagando regolarmente al teatro e che gli emigranti italiani rivendevano nei pressi del Metropolitan, a volte a prezzi piuttosto notevoli. C'è poi un episodio molto bello. Una volta Caruso era in una trattoria del quartiere italiano a New York. Da un organetto fuori sulla strada giunse un canto, una canzone napoletana, molto conosciuta, la canzone dell'emigrante. Qualcuno chiese a Caruso di cantarla ed egli, fattosi improvvisamente triste, rispose: no, questa no, non la canterò mai più. Gli altri, incuriositi, gli chiesero il perché di questo rifiuto ed egli raccontò che una volta, durante la guerra, gli si erano presentati 5 operai italiani che venivano da molto lontano. Dovevano ritornare in Italia, richiamati alle armi, e desideravano parlargli. Caruso aveva preparato un mucchietto di dollari da regalare loro, ma essi rifiutarono. E rifiutarono con queste parole: no, maestro, noi ci siamo permessi di disturbarla per un altro motivo. Siamo napoletani e lei è un grande artista ed è napoletano come noi. Ora, noi dobbiamo attraversare l'oceano con i sottomarini e potrebbe darsi che dovessimo morire prima di avere rivisto l'Italia. Non rida di noi, abbiamo messo insieme $200 e la supplichiamo di accettarli e vorremmo che una di queste sere, prima che il piroscafo ci porti via, lei ci cantasse qualche canzone napoletana. Anche se dovessimo morire,
Sarebbe come se avessimo rivisto la nostra Napoli. Caruso era commosso. Ebbe appena la forza di rispondere: domani sera alle 9, nel mio giardino, io canterò per voi e per tutti gli italiani che verranno con voi. Infatti, la sera dopo, i 5 erano diventati 100. Quando Caruso incominciò a cantare, gli tremava la voce. Cantò per loro molte canzoni. E quando attaccò l'ultima, la canzone dell'emigrante, dovette aspettare qualche minuto prima di cominciare. Poi, al momento dell'invocazione Santa Lucia lontana, il suo canto improvvisamente si spezzò per trasformarsi in un pianto convulso. Rimase un pezzo con la testa nascosta tra le mani come un bambino e tutti gli emigranti attorno a lui lo aiutavano a piangere. A 35 anni la sua vita fu segnata da due dolori. Gli morì il padre e Ada Giachetti, la donna che lui aveva amato per 11 anni, disperatamente lo lasciò. Dovette anche subire un'operazione alla gola. Si riprese, ma i suoi nervi erano a pezzi. A 45 anni poi parve ritrovare la gioia di vivere accanto a una donna giovanissima che divenne sua moglie, Dorothy Benjamin. Purtroppo però la sua salute è ormai compromessa. Egli però non si arrende e vuol tener fede ai suoi impegni. E a una recita dei Pagliacci, quando improvvisamente la sua voce si spezza, egli vuole andare fino in fondo all'opera. Poi non vuol sentir parlare di medici, di consulti. Lui stava meglio, diceva, e voleva assolutamente cantare l'Elisir d'amore che sarebbe andato in scena il sabato prossimo. Così avvenne. La famosa cantante Frances Alda ricordò nelle sue memorie quella dolorosa rappresentazione. Mancavano pochi minuti all'alzarsi del sipario, quando Caruso, portando il fazzoletto alla bocca per frenare la tosse, si accorse del sangue. Non volle sospendere la recita. Il sipario si alzò. Tutti i suoi colleghi lo guardavano con ammirata solidarietà. In scena, quando Caruso cominciò a cantare, si accorse che il sangue gli colava di nuovo dalle labbra. Un corista, che se n'era accorto, rapidamente gli passò un fazzoletto. E così tutti gli altri. Via via che lui si liberava di un fazzoletto intriso, gliene passavano un altro. Fu una vera prova di eroismo. Alla fine del primo atto comunicarono al pubblico l'indisposizione del tenore Caruso, il quale però fece sapere agli spettatori che se lo desideravano egli avrebbe cantato anche gli altri due atti. Il pubblico esplose in un no che fece tremare il teatro. Cantò ancora per l'ultima volta nell'Ebrea il 24 dicembre del 1920. Tornato a casa dopo lo spettacolo si sentì male. Si parlò di pleurite, poi di broncopolmonite, poi ci fu la prima operazione. Purtroppo ne seguirono molte altre. Caruso, capendo la gravità del suo male, pregò: «Voglio morire in Italia, nel mio paese». E infatti partì per l'Italia. All'alba del 2 agosto, a Napoli, chiamò disperatamente la moglie. «Doro, Doro, non respiro più. Doro, non lasciarmi morire». Poi un grido, il grido di un uomo che sprofonda nel buio e i suoi occhi chiusi per sempre. Quegli occhi di cui una collega Nelly Melba diceva: c'era sempre qualcosa del sole d'Italia nei suoi occhi scuri e ridenti. Enrico Caruso aveva 48 anni. Forse per un uomo e un artista di razza quale lui era non doveva esserci decadenza. Forse per lui valgono le parole che Gautier scrisse per Marietta Malibran: ha avuto il genio di morire giovane.